proseguono gli incontri alla Fortezza d'Abasso per la quarta edizione del Salone dell'Arte e del Restauro. Tanti gli appuntamenti culturali che si susseguono nel Talking Corner organizzato da Kermes, occasioni propizie per parlare di restauro, ricerca e conservazione, avviare il confronto tra storici dell'arte, ricercatori e restauratori. Possiamo dire che si attendono 19.000 visitatori a vedere le... Il primo giorno è andato molto molto bene, oggi è il secondo, ci penalizza un attimo lo sciopero che anche dei mezzi, però ci sono tante scolaresche e comunque tanti addetti ai lavori, perché poi ogni il restauro è un universo. Poi ci sono i vari settori, dipinti, legno, lapideo, carta e quant'altro. L'edizione 2014 è anche l'anno della prevenzione e tutela dei beni culturali. Novità è infatti l'SOS Restauro, perché cresce sempre di più l'attenzione sui beni culturali, la necessità di proteggere i capolavori d'arte dai pericoli derivanti da terremoti e alluvioni. Presidente Cristina Cidini, quanto è importante oggi parlare di prevenzione e tutela dei beni culturali? Nella prevenzione c'è proprio l'elemento chiave per una tutela che anticipi l'eventuale disastro ambientale o sisma e minimizzi gli effetti negativi. Sappiamo bene purtroppo che non possono essere tutti quanti eliminati all'origine, ma possiamo perlomeno mettere in atto il tipo di precauzione che metta in sicurezza in caso di esondazione, consenta procedure d'emergenza coordinate, razionali ed efficaci e si avvalga delle tecnologie oggi disponibili anche per monitorare come si deve le condizioni generali. Due appuntamenti in programma, il primo su emergenze e soluzioni tecnologiche, il secondo su valutazioni del rischio vibrazione e sismico nel processo di movimentazione ed esposizione delle opere d'arte. SOS Restauro, una novità per questa edizione? Sì, una sorta di etichetta, di un fil rouge che attraversa tutti e tre i giorni del Salone del Restauro, con una mostra che poi è un'altra novità, cioè la mostra di alcuni oggetti vittime degli ultimi due eventi sismici patiti dall'Italia, ovvero sia il sisma dell'Aquila del 2009 e quello dell'Emilia Romagna del 2012. Due oggetti sono in mostra all'inizio proprio del Salone del Restauro. Poi convegni, si è discusso del rapporto fra tecnologia e restauri, quindi SOS Restauro, quindi l'esigenza della tecnologia, e poi anche presentazioni di soluzioni tecnologiche. Domani verranno presentate in particolare due modelli. Uno è riguardante proprio la protezione dei dipinti in caso di eventi sismici. Un altro modello invece riguarda gli accelerometri, ovvero sia i sensori molto utili per spostare le opere d'arte magari che vengono raggiunte dall'alluvione. Il Salone dell'Arte e del Restauro, presieduto da Franco Sottani e diretto da Elena Amodei, ha voluto dedicare anche uno spazio nello stand del MIBAC a due opere danneggiate dalle calamità naturali provenienti dalle terre dell'Aquila e dell'Emilia. Qual è la situazione al momento per quanto riguarda la tutela dei beni culturali nella vostra regione? Per quanto riguarda i beni immobili, diciamo l'organizzazione del Ministero del nostro Ministero insieme ai Vigili del Fuoco e al Nucleo Tutela dei Carabinieri ha consentito di recuperare, ormai siamo arrivati a quasi 1800 opere tra dipinti, sculture, arredi che sono state recuperate in questo centro di raccolta e di pronto intervento del Palazzo Ducale di Sassuolo. È un'esperienza molto importante, direi forse in qualche maniera innovativa, comunque posso usare questo termine, che serve da modello. Cioè noi a Sassuolo raccogliamo opere che vengono da tutto il cratere, da Ferrara a Reggio Emilia, e le abbiamo organizzate in un deposito dove sono appunto attraverso un sistema informatico sistemate e le stiamo mettendo in sicurezza. Per ricordare l'alluvione di Firenze del 1966, l'Opificio delle Pietre Dure, grazie alla disponibilità del soprintendente Marco Ciatti, ha aperto al pubblico dei visitatori per mostrare in anteprima il restauro in corso dell'Ultima Cena, capolavoro di Giorgio Vasari. Abbiamo proceduto con la sfilinatura dell'opera dove era possibile. Nelle zone molto sollevate dove non era possibile, abbiamo dovuto inizialmente pulire questa carta che ricopriva la superficie pittorica, in un secondo momento provare a fermare le zone, poi ci trovavamo di fronte a un ulteriore problema. La preparazione, in seguito all'immersione in acqua, ha subito un forte diramamento della colla, quindi in alcuni casi questa preparazione si era frantumata.
Queste sono pannelli costruiti in legno di pioppo. Ogni pannello sono di quattro assi unite insieme, sono unite diciamo in maniera molto semplice accostando i lati, sono ben accostati fra di loro, sono incollati con una colla casinato di calcio. All'interno delle commettiture ci sono dei cavicchi. Questo è il criterio della tecnica di costruzione. La tecnica di costruzione è un elemento fondamentale per poter conoscere l'opera, per conoscere il materiale, per poi poter intervenire. Siamo direttamente nei laboratori dell'opificio delle pietre dure. La novità di quest'anno è l'apertura al pubblico dei visitatori per ammirare il capolavoro del Vasari, alluvionato nel 1966 nel triste evento che ha colpito la città di Firenze. Qui con una delle quattro restauratrici che sta operando nel restauro della tavola, con Deborah Minotti. E Deborah, la tavola è arrivata in queste condizioni? È arrivata qui al laboratorio dell'opificio delle pietre dure nel 2004. Per un anno intero, nel 2006, due ragazze hanno studiato dettagliatamente tutta l'opera. Una si è occupata dello studio del supporto lineo, mentre l'altra degli strati pittorici. Il progetto di restauro vero e proprio invece parte nel 2010. Le maggiori difficoltà, come potete vedere dalle immagini, era quello di andare a svelinare il dipinto che era stato protetto e velinato subito dopo l'alluvione con delle carte veline e Paraloid B72. Quindi la difficoltà è stata proprio quella di andare a rimuovere, riammorbidire il Paraloid, la resina, e contemporaneamente far scendere la pellicola pittorica per farla riaderire al supporto lineo. Nell'ultimo giorno ancora tanti interventi, spazi per l'arte contemporanea e la proclamazione del vincitore della seconda edizione del premio Friend of Florence, alla presenza della sua presidente, la contessa Simonetta Brandolini Dadda.